stasera vi voglio raccontare un po' di cose, adesso lo dico, sulla tragedia greca. Che cos'è? Quello che noi chiamiamo evento tragico. Allora, e quindi voi pensate un attimo di andare a teatro. Teatro, vi faccio delle domande, voi se volete in coro mi rispondete. Fate attenzione a quello che ho detto, la parola coro, che poi ne riparleremo. Ti vado a teatro. Fra voi, questa è una cosa molto importante, tra voi e quello che succede sulla scena c'è continuità, voi pubblico, oppure c'è un oiato, ossia un'interruzione. Quello che succede in scena è una cosa e voi pubblico siete un'altra. Dite, siete un'altra cosa. In quel momento ci sei, però voi ascoltate e non avete nessun modo di partecipare all'azione della scena. Bene, pensate che tutto ciò va contro a quello che era in Grecia, nell'Atene del V secolo, in questo posto straordinario che ci ha insegnato a pensare, a essere cittadini e a essere persone, è tutt'altro l'evento tragico. L'evento tragico che cos'è? Il cittadino ateniese si alzava la mattina di un giorno di gennaio, perché le grandi Dionisie erano a gennaio, e andava, no, non faceva caldo neanche per loro a gennaio, avevano anche la neve qualche volta, e andava pagato dallo Stato a teatro, pagato dallo Stato, e a teatro ci stava tutto il giorno, perché vedeva quello che era una gara, l'agone tragico. Una gara fra tanti tragediografi, di solito due o tre, perché erano diverse le giornate in cui si svolgevano le rappresentazioni, una gara in cui si celebrava un evento multiplo, l'evento tragico, una cosa che per noi è quasi impossibile da immaginare. Era un evento innanzitutto agonistico, una sorta di nostro campionato di calcio. C'era gente che faceva il tifo. Allo stesso momento era un grande momento di rito religioso. Si celebrava, io non so chi di voi vada a messa, una grande messa collettiva in onore di una divinità. E queste erano solo due delle valenze. Guardiamo un attimo una cosa. Qual era la divinità che si celebrava? Ve l'ho appena detto. Dioniso. Chi è? Voi lo sapete chi è Dioniso? Chi è? Ma come si chiama in latino? Bacco. Bene. Allora, che cosa mi dite di Bacco? Chi è Bacco? Com'è? Eh? Come ve lo visualizzate Bacco? Bravi! Guardate che alzate già i bicchieri! È Rubizzo! È Giovialone! Ha le gote rosse come ce lo fa immaginare Caravaggio! È Riccioluto! È Burlone! È un allegrone Bacco! Col cavolo. Allora, Bacco è Dioniso ed è tutta un'altra divinità. È una divinità che è quella che regola e insegna e ci dà i buchi neri della nostra anima. Dioniso è quel dio che regola, che è preposto a quella parte di noi
che non va incanalata nei corridoi della normalità, della razionalità, della luce, del nostro momento di serenità e di equilibrio, perché per questo c'era Apollo, perché quella è la nostra parte apollinea, e dove c'è Apollo c'è regola, c'è corrispondenza, dove c'è Apollo c'è razionalità, c'è luce, c'è geometria. Dioniso è il dio della non geometria, è il dio del disordine, del nostro disordine interiore, è il dio del nostro buio, dei nostri momenti di abisso e di estasi, quelli che non vengono regalati dalla normalità, che non si riescono a incanalare nella nostra anima razionale. Dioniso è il dio delle ladri, dove Apollo è il dio delle guardie. Dioniso è il dio di Jim Morrison, dove Apollo è il dio di Bach. Dioniso è il dio di Baudelaire, dove Apollo è il dio, aiutatemi, di Manzoni. Non dico di Dante, perché Dante sapientemente, voi sapete che coniuga apollineo e dionisiaco. Due parti della nostra anima, ognuno di voi sa qual è quella che lo domina. Una è l'apollineo. Noi siamo qua in silenzio ad ascoltare, perché la nostra parte apollinea ci dice ci vuole ordine, ma la nostra parte dionisiaca ci porterebbe ad urlare, a dire sono io questo, sono io che vengo agito sulla scena, sono io che urlo tutte le mie inquietudini, tutti i miei abissi, tutte le cose che non regolo, tutta la mia, ascoltate bene, perché è una parola greca, tutta la mia orghe. Pensate che la parola orghè, se voi la cercate sul dizionario, significa rabbia. Perché è quel sentimento, avete presente quando siete presi dalla rabbia? È il primo dionisiaco, è quel sentimento che vi porta via, vi fa fare delle cose che se no non fareste mai. Ma l'orghè è quel sentimento che vi porta via, non soltanto quando siete presi dalla rabbia, ma quando siete presi, per esempio, dalla fede, da un entusiasmo, quando siete presi dall'amore. Non a caso, scusate, la parola orgasmo viene dalla stessa radice, nonché la parola orgia. Quando viene fuori questa nostra parte, questo nostro magma incandescente che abbiamo e teniamo lì compresso perché non possiamo farlo uscire, quando viene fuori? Soprattutto quando abbiamo bevuto del vino. Ecco perché Bacco è anche il dio del vino, perché il vino ci mostra il nostro dionisiaco, perché il vino fa uscire l'orghè. E voi mi direte, che cosa c'entra l'orghè con la tragedia? Perché? E io sono qua apposta e ve lo racconto. Perché ritorniamo un attimo a quello che dicevamo prima, ossia al pubblico. Il cittadino andava la mattina e si sedeva sulle gradinate e faceva il pubblico. Il pubblico, voi dite, guarda quello che succede sulla scena. E invece qui c'è uno strano miracolo. Sulla scena, altra cosina che vi racconto, la parola scena. Non so se lo sapete, ma anche questa... Quante volte la ripetiamo, la parola scena? Mi ha fatto una scena, Ma queste sono scene. La parola scena è una parola sempre greca, skene. La skene, sapete che cos'era?
era la tenda dell'accampamento. Avete presente? Nell'accampamento si accampavano con le tende. E quindi la tenda anche che andava a fare da sfondo all'altare dove agivano gli attori. E quindi scena da quel momento significa quello che per noi significa scena. Era quel tendone. Ancora vi racconto un'altra cosa. La parola dramma. Se io vi dico dramma, che cosa vi viene in mente? Dai. Vi viene in mente appunto qualche cosa di catastrofico, di luttuoso, di doloroso. Bene, sapete che con questo, con la radice etimologica, non c'entra niente. Drao in greco significa agire. Drao, io agisco. E drama significa semplicemente poesia agita sulla scena. Non ha nulla a che vedere col lutto, tant'è vero che nell'unica accezione originaria, Accademia di Arte Drammatica, noi non parliamo di arte drammatica perché è l'arte che fa piangere, è arte drammatica perché è la commedia, la farsa, ma soprattutto la tragedia. E la tragedia è per l'appunto la espressione più alta. Cosa si svolge nella tragedia? Che fra parentesi, etimologicamente anche questa non ha nulla di luttuoso. Pensate che tragodia significa canto del capro. Capro, cosa c'entra il capro col dolore? Ma il capro è l'animale sacro a Dioniso. Avete presente i capri, i satiri, quelli che poi un po' diventano il nostro demonio? Ecco, il capro era il premio rituale per i tragici, rituale per quello che si agiva sulla scena. E sulla scena si agiva qualche cosa di ben preciso. Da dove prendo l'accezione luttuosa? Perché? Perché sulla scena si raccontava la storia di una scelta. Di una scelta. Avete fatto mai voi una scelta? Che cos'è una scelta? Quando si sceglie, che cosa si fa? Quando si sceglie, si ammazza qualcuno. Si ammazza qualcuno. Questo qualcuno potrebbe essere anche noi stessi. Si ammazza qualcuno. Quando voi fate una scelta consapevole, definitiva, è la storia di un'uccisione. E l'uccisione la fate voi. E questo è quello che si agisce ogni giorno nella tragedia. Si deve uccidere qualcuno. Chi? Perché? E soprattutto, che cosa farete voi? Che cosa farà lo spettatore? State attenti. Che vede questa scelta sulla scena, si immedesimerà, come avete detto voi prima, e si chiederà che cosa farebbe lui. Si chiederà e chiederà all'attore: ma tu in questo caso che cosa farai? Ma lo chiede lo spettatore? No, c'è un tramite. Il tramite è quello che allora era il coro. Ancora questo, se io vi dico coro, a voi viene in mente prima il piccolo coro dell'Antonia. Secondo, il coro degli Alpini. Terzo,
il coro delle voci bianche, è vero o no? Nel Nabucco. Che cosa sono? Sono persone che cantano ferme e cantano qualcosa abbastanza lontano da noi. Ebbene, invece il coro erano un gruppo di uomini che si poneva proprio esattamente in mezzo tra il pubblico e l'attore e interpretava le domande del pubblico. Cosa fai adesso? Che cosa è giusto fare in questa situazione? Che cosa farai? L'attore rispondeva al coro. Sapete come si dice in greco rispondere? Si dice upokrino. E colui che rispondeva alle domande del coro era l'ipocrites. Ipocrita, esattamente. Da cui appunto per noi la parola ipocrita, che vuol dire attore. Bene, questo si svolgeva nella tragedia. Il coro era il tramite, era la voce interiore del pubblico. Il pubblico in questa vicenda, oltre a celebrare un agone e un rito, cresceva. E adesso andiamo a vedere come cresceva, perché anche noi cresciamo con la tragedia greca, con le stesse domande. Vi racconto la storia di qualche scelta. Per esempio, famosissima, la scelta di Agamennone. La sapete la storia? Ve la racconto. Agamennone deve partire per la guerra di Troia. Agamennone è il capo dell'esercito greco, comandante in capo, ha migliaia e migliaia di navi, di persone che aspettano le sue direttive. Si ferma in Tracia per arrivare a Troia e i venti calano. È sempre una divinità che ci mette di fronte a queste scelte. I venti calano e non si può più andare. E finché non riprenderanno i venti, le navi sono ferme. La divinità Artemide dirà ad Agamennone, Artemide, attenzione, state attenti a non fare incazzare Artemide perché è permalosissima, gli dirà: tu, se vuoi partire con il tuo esercito, devi fare un sacrificio. Quello che vuoi, sì, devi sacrificare tua figlia, Ifigenia. O sacrifichi tua figlia, o te ne torni a casa con tutto il tuo popolo. Voi cosa avreste fatto? Aveva più di una figlia, ma lei era la sua figlia più bella. Questo ve lo dico perché per noi è immediato dire: ma siamo matti, ma se ne torna a casa. Sacrifica sua figlia, vi rendete conto? Ce lo racconta la tragedia. Come gli viene detto: vieni Ifigenia che ti sposerai con Achille, e invece quando si trova davanti all'altare si trova di fronte a un sacerdote con un coltello, e lui suo padre la sacrifica. Fa bene o fa male? Fatemi d'accordo. Siete tutti convinti? Adesso ve la rigiro un attimo, perché era un modo di crescere insieme. Questa scelta che ci sembra disumana è una scelta di fronte a cui noi ci troviamo, molti di noi. Agamennone è un uomo con un ruolo sociale importante. Immaginatevi un grande chirurgo. Immaginatevi, per noi non abbiamo lo stesso valore della guerra, ma immaginatevi un grande chirurgo che opera bambini e che se ne sta in ospedale dalle 7 della mattina a mezzanotte e torna a casa stanco e va a dormire. Salva delle vite, tanta gente lo guarda con speranza e cercando in lui una direzione.
suo figlio lo aspetta e non lo vede mai. Lo uccide o no suo figlio? Lo uccide. Uccide se stesso come padre. Ed è una scelta che facciamo tanti di noi, che ci troviamo a fare, ed attenzione, non c'è, e questo è il succo della tragedia, non c'è una risposta più giusta e una meno giusta. Non è che se Agamennone, il chirurgo, avesse rinunciato al suo ruolo sociale per salvare il figlio, avrebbe fatto una cosa più giusta. È semplicemente un discrimine inevitabile di fronte a cui ci mettono gli dèi. E noi questo discrimine lo dobbiamo affrontare, andare da una parte o da un'altra, e non esiste, attenzione, non esiste conciliazione, non esiste mediazione. Il popolo greco si educava in questo modo, a scegliere e a capire che comunque siano le cose, quando la divinità ti pone di fronte a questo muro, si deve andare da una parte e dall'altra e affrontare il dolore. E questo è uno. Ve ne posso raccontare altri. Vi posso raccontare un'altra storia molto simile a noi. La storia di Medea. La conoscete tutti. Chi è Medea? È una donna che ha abbandonato tutto per amore del proprio uomo. Ha abbandonato la propria famiglia di origine. È una donna che per amore ha dimenticato tutto quello che era prima. E un giorno si trova con il proprio uomo che la lascia. Perché? Perché ha conosciuto un'altra, più giovane e più ricca. È molto attuale anche la reazione di Medea. Si trova di fronte a un bivio, ha due figli. Il bivio è questo: resto integra io, Medea, come donna, o invece me la faccio sui figli e li faccio tramite della mia vendetta contro quel disgraziato del mio ex marito. Medea sceglie la sua integrità di donna e uccide i figli. Ma è un mostro? No, fa quello che certe volte ci troviamo a fare noi: vendicarci di fronte all'uomo che amiamo e che non ci ama più, tramite il figlio. E si trova a fare questa scelta. Attenzione, non c'è una scelta giusta, perché lei poteva non uccidermi il figlio, ma avrebbe ucciso se stessa. Cos'è giusto? Cos'è sbagliato? Che cosa farai? Chiede il coro all'attore, chiede il pubblico all'attore, il pubblico che se lo chiede. E quando ha agito anche su di sé, questo discrimine se ne esce dal teatro. Sa che cosa farebbe, e per questo è purificato, quello che Aristotele chiamava catarsi. Poi, in realtà, magari questa non è la sua storia, ma poteva esserlo. Bene. Io sto prendendo molto spazio. No, ma ci manca il teatro, perché queste cose come le sa. Queste cose davvero, come le racconta e come le dice Cristina, veramente sono meravigliose. Io infatti questa sera ho due parole. Prendendo spunto da un commento, dice, molto attuale,
no? Ed è vero, perché la tragedia greca è veramente qualcosa di attuale, qualcosa che ci interpella ogni giorno. Adesso noi facciamo fatica tante volte a vivere quelle esperienze, diceva prima Cristina, che immaginate a passare noi, quei ritmi che abbiamo, provate a immaginare a passare una giornata fermi in quel teatro, dove poi naturalmente non è che tutti stessero sempre ad ascoltare tutto, provo a immaginare a stare noi ormai, stare più di mezz'ora, anzi io vi ringrazio che siete qui già da un pochino, che non vi siete alzati, però per dire, forse concepire quell'esperienza è difficile. Certo è vero, certo è che l'attualità della tragedia si vede appunto in quello che abbiamo detto. E quando a un certo punto, no, la scienza ha dovuto cercare, quando la scienza è stata applicata alla psiche umana, no, chi l'ha fatto è andato a ricercare come un modello di comportamento proprio la tragedia antica. La scienza moderna, il positivismo ottocentesco, ha avuto come esito la scienza che va a cercare che cosa succede nella mente umana, o meglio nella psiche, c'è un termine più complesso. E quando Sigmund Freud è andato a cercare, è andato a spiegare, a raccontare certe cose, ha utilizzato questi modelli, che sono proprio archetipici, no? Quello che avviene per esempio nell'infanzia, e come lo chiama, per capirci? Lo chiama, per esempio, il complesso di Edipo. Cioè, bisogna dire Edipo, ma siccome se tu vai a dire a uno hai il complesso di Edipo, dice, boh, cos'è questo? No, noi diciamo così. Quindi, insomma, per dire, quindi evidentemente noi non possiamo svincolarci da quel passato che è straordinariamente attuale, giusto come si diceva. E anche la figura di Edipo è una figura straordinaria. Cristina me l'ha lasciata da dire semplicemente per un motivo, perché io ho 50 anni e vivo ancora con mamma, quindi forse per quello ha detto, quello pensaci tu, Edipo. No? Non sapevo. Ho visto uno sconcerto nel pubblico, che nemmeno il coro di fronte alla tragedia, di fronte alla torre. Sono scelte. Ma in fondo sono a 50 anni, poi sembra che c'è ancora. I miei primi 50 anni, dicevo. No, scherzo a parte. Però ecco, anche la scelta di Edipo è una scelta, una storia incredibile. Quest'uomo che si trova, perché noi poi pensiamo sempre a Edipo, ma la storia dell'Edipo re di Sofocle, inizia che c'è questo, la storia di Edipo la sappiamo, che diventa re di Tebe perché il re è morto e guarda caso l'ha ammazzato lui, e questo era suo padre ma lui non lo sapeva, e giunge a Tebe e diventa sovraniente sovrano della città, perché libera la città da un tormento, da una piaga che era la Sfinge, no? Che faceva questi indovinelli, questi enigmi, insomma, e alla fine lui riesce col suo ingegno a risolvere l'enigma della Sfinge, quello famoso, no? Quando è piccolo, quell'animale, quando è piccolo ha quattro zampe, poi cioè, la mattina cammina, sì, su quattro zampe. Su questa la mette, no? A mezzogiorno, adesso lo sapete tutti, l'uovo di Colombo. Esatto, però la tragedia di Sofocle non è questa. La tragedia di Sofocle inizia che a un certo punto lui, cioè il re, ha già sposato la regina, che è sua madre, ha avuto dei figli dalla regina, no? E la tragedia inizia in altro modo, inizia che c'è una pestilenza nella città e lui a un certo punto deve scoprire quale sia la causa di questa pestilenza. Lui è re, il re è anche il massimo dei sacerdoti nel mondo antico, c'è anche questo aspetto, e deve curare il suo popolo, soltanto che c'è un piccolo problema, gli vengono a dire che il problema, diciamo così, usiamo questo termine molto moderno, ma che è una parola greca ovviamente, che c'è quello che ha prodotto questa peste che sta decimando la popolazione di Tebe, deriva proprio da una malattia, un miasma,
e questo miasma è quello che deve essere eliminato. E tutta la tragedia, che è bellissima, l'Edipo di Sofocle è una specie di inchiesta, una specie di giallo, si deve andare a trovare il colpevole. E si ricostruisce la vicenda e si viene più per scoprire che il miasma, cioè colui che produce il male, che quindi è a causa della pestilenza, è proprio quello a cui il popolo si è rivolto per curare. Si scopre che lui il male, è lui che ha ucciso suo padre e si è unito con sua madre. E c'è questa scelta: che cosa faccio adesso? Come si trova? Io sono il re, ma sono anche il male di questa città. La tragedia finisce in maniera tremenda, eppure Edipo non muore stavolta, perché normalmente ci aspettiamo che tutti muoiono, spesso è così. Però Edipo si accetta e dà il via a tutta una serie di altre vicende, perché poi nella tragedia greca c'è anche questo concetto che molto spesso c'è una colpa che produce questo male. E nel mondo antico, così come nel mondo in Grecia, ma anche nel mondo giudaico, si pensava che le colpe dei padri ricadessero sui figli. Anche in Freud. Il cristianesimo ha tolto di mezzo questa idea. Però... è relativo. Ha tolto di mezzo questa idea. Sì, scusate, ma è così, c'è scritto nel Vangelo di Giovanni, comunque, il capitolo quello del cieco nato, si parla di questo. Comunque, no, poi con tutta la libertà di credere, se non credo. E l'ultima cosa, poi do la parola, e attualmente, scusate, Edipo, attualmente questa idea, no, dell'attaccamento morboso alla madre, eccetera, eccetera. Quindi una cosa che, appunto. E un'altra cosa sola su Dioniso. Diceva Cristina che Dioniso è la divinità dell'ebbrezza, però è sempre una divinità. Dioniso ti mette alla prova, così come molto più banalmente nel nostro modo di pensare, in fondo il vino ci mette alla prova, guarda a pensarci. E l'uomo, l'uomo deve sapere quando fermarsi, perché è facile essere onesto, essere retto, quando non sei di fronte appunto al dilemma. È facile. Io non farei così. Noi facciamo siamo veramente dei grandi giudici quando non siamo nella situazione. E Dio ti mette alla prova. E in quell'occasione tu cosa faresti? Di nuovo la domanda. Cosa faresti? E Dio ti mette alla prova. Dioniso è questa divinità, sì, è vero, giustamente, dell'ebbrezza, ma di fronte alla quale non puoi scappare. Non dimentichiamo che appunto c'era questo potente afflato religioso dietro nella tragedia. Pensiamo che anche proprio fisicamente, no? Le gradinate del teatro scendevano da una collina, in genere approfittavano ovviamente del luogo naturale, scendevano da una collina sulla quale normalmente c'era un tempio di Dioniso, no? Come per dire che era tutto collegato. E quindi appunto questo, no? Di fronte alla prova, Dio ti mette alla prova, così come il vino, come l'ebbrezza ti mettono alla prova, così come la situazione scabrosa, così come il potere, questo ce lo racconterà ancora Cristina, così come il potere ti mette alla prova. Perché anche noi critichiamo facilmente chi ha il potere, ma cosa faremmo noi? Era quello che si sentiva dire, diceva prima Cristina, è un evento agonistico, diremmo quasi sportivo, è un evento religioso ed è un evento politico. E nell'Atene del V secolo tutti i cittadini in qualche modo partecipavano alla vita pubblica, alla vita politica, non è come noi che ce ne stabiliamo mai. No? Anzi, io parlavo con dei ragazzi, con i miei studenti, peggio che andare di notte, no? Non è proprio passività assoluta, no?
ma noi abbiamo, non è che mi ha dato un grande insegnamento questo. Poi chiudo parentesi, però per dire, quando nella terza e quinto secolo tutti partecipavano alla vita pubblica, perché tutti a rotazione entravano a far parte degli organismi politici. Durante un processo tu venivi chiamato a giudicare, e che cosa fai tu? Il Dio ti mette alla prova. La tragedia diventava anche una grande, un grande ginnasio, una grande palestra di consapevolezza. Di consapevolezza, dice, appunto, dicevamo, religiosa e politica. E l'aspetto politico adesso ce lo racconterà meravigliosamente questa. Perché anche noi dovremmo metterci di fronte, e ci mettiamo di fronte, adesso vi metto io di fronte, raccontandovi la storia di una scelta, che è la scelta più difficile, ed è una scelta che noi ci troviamo a fare, anche noi, quasi tutti i giorni forse, ed è quella che fa una delle più grandi eroine, scusatemi, è tanto cara, che è Antigone. L'avete mai sentita? È cara solitamente a giudici e avvocati, la storia di Antigone. Perché? Brevemente ve la racconto. Antigone è la figlia di Edipo, quella che è rimasta dopo la distruzione della sua famiglia. Edipo si è accecato, se n'è andato, ha lasciato il regno di Tebe ai suoi due figli, Eteocle e Polinice. Dovevano passarsi il potere, il regno, un anno l'uno, un anno l'altro, ma Eteocle comincia e poi non passa più il potere. Polinice prende 7 campioni e va contro Tebe e li assedia Tebe, ma i tebani vincono, cacciano l'esercito invasore. State attenti. E Eteocle e Polinice si danno la morte l'uno con l'altro, i due fratelli. Soltanto che sul trono di Tebe resta un'altra persona. Questa persona è Creonte. State attenti, perché è una persona che adesso vi starà antipatica. Perché Creonte ricostituisce la legge e dà la Costituzione. Nella Costituzione è scritto Eteocle funerali di Stato, è il nostro re. Polinice, ai cani e agli uccelli, fuori. Non deve ricevere onori funebri. Qui entra in campo Antigone e dice, cosa? Non deve ricevere onori funebri, mio fratello? Bene, io lo seppellirò. Sua sorella, ha una sorella di Ismene, le dice, ma come lo seppellirai? Ma guarda che c'è la pena di morte. Antigone dice, ah davvero? Bene, io lo seppellirò. Antigone dice, questa legge non mi va bene e io muoio. Ma sotto questa legge non ci sto, perché io ho altre leggi, e queste leggi sono quelle della mia famiglia, sono quelle della, di ciò che io ho più sacro, e non sottostanno alle leggi che ha dato questo qui. Bene, siete d'accordo con Antigone? Assolutamente sì, dietro Antigone c'è tanto. Chi c'è? C'è la rivoluzione francese, c'è la rivoluzione bolscevica, no? C'è tanto dietro Antigone. C'è chi ti dice, muoio, ma non obbedisco. E ci piace, è affascinante Antigone. Però Creonte, Creonte, signori miei, è, ma col capo, scusate, Creonte, io non so se qualcuno di voi ha visto il Ponte delle Spie, sì. E ha visto quel momento fenomenale in cui si dice, tu hai un cognome
germanico, io ho un cognome irlandese, ma sai perché? Noi siamo cittadini di uno stesso Stato, perché c'è la Costituzione. E già Antigone comincia a piacerci un po' meno, soprattutto quando Creonte, in un suo discorso, quando si presenta, arriva e dice queste parole, scusatemi, queste parole. Non si può conoscere in un uomo, in qualsiasi uomo, carattere, pensiero, atteggiamento, prima che sia alla prova in un ruolo di potere. Chi ha le redini della città e non la porta sulla strada migliore perché non ha il coraggio delle sue parole, è una guida pessima. Nemmeno a parlare poi di chi pensa ai suoi amici prima che alla patria. Cari signori miei, qua c'è un discrimine, c'è una scelta e voi fatemi d'accordo. Scegliete ognuno in cuor vostro. È una scelta tra diritto positivo e diritto naturale. Mica scherzi. Vi resta freddo? Ha ragione Creonte? Noi lo vogliamo un uomo di potere che non pensi prima ai suoi amici, alla sua famiglia e poi alla patria? Voi volete questo? Scusate, volete un uomo di potere che pensi prima alla sua famiglia? Ha avuto ragione la vostra? Cosa sognate di un uomo di potere? Sognate uno che pensi prima ai suoi amici o che pensi prima ai cittadini? Al bene comune. Allora creo. Allora state attenti, è difficile mettersi nei panni di un uomo di potere, perché noi, non so, voi almeno, io faccio fatica, perché potere non ce l'ho. Cominciamo dal piccolo, facciamo un gioco, l'enigma del vigile urbano. Facciamo l'enigma del vigile urbano. Voi siete il capo dei vigili urbani, ok? Ci siete? Avete un potere, una limitata. E arriva il vostro migliore amico. Il vostro migliore amico. E dice: oi, mi hanno dato una multa di 100.000 euro. Stangolate i bambini. No, dico di 100.000 euro perché voi non potete offrirvi di pagarla per loro. Mi hanno dato una multa di 100.000 euro. Me la cancelli? Subito. Cosa fa? Serve il capo dei vigili. Allora voglio sapere cosa fate voi. Pura Alex ed Lex. Allora, è una scelta, cari. È una scelta, io vi chiedo di pensarci. Perché voi avete ragione in un caso o in un altro. Avete ragione, arrivo. Adesso poi iniziamo il dibattito, mi piace. Ma è una scelta. Perché ha ragione chi dice gliela cancello. Ma non perché è una persona corrotta, ma perché come Antigone ha un diritto che è quello dell'amicizia, o se è vostro fratello, quello della famiglia, che è superiore al diritto della Costituzione, ma infrange le leggi, le infrange. E allora a quel punto non mi venga a raccontare, ma questo personaggio però poi ha messo il figlio da una parte, ha difeso il padre, eccetera eccetera, perché lo faremmo anche noi appellandoci ad un diritto sacro che è quello dell'amicizia, non scritto, gli agrapta nomina, sentite come lo dice Sofocle, leggi non scritte ma che noi sentiamo sacre. Dall'altra parte invece c'è la Costituzione, quella che ci rende cittadini. È dura ubbidire. È duro impedire, dobbiamo scegliere tra il nostro senso dello Stato
e qua io lo so, noi abbiamo pochissimo, mi dispiace, facciamo corsi sulla legalità, ma non abbiamo il senso dello Stato, a tutti verrebbe naturale di cancellare la multa al figlio, al fratello, all'amico. Quando ci fu uno che una volta invece, sempre in quell'Atene lì, poteva non morire essendo stato condannato ingiustamente, ma dice: cari miei, se io sfuggendo da questo carcere incontro le leggi, loro cosa mi diranno? Socrate, hai detto tutta la vita che bisogna ubbidire alle leggi, e poi quando le leggi riguardano te, allora sei il primo ad ucciderci. Ma io potrei rispondere: sono stato punito ingiustamente, sì, ma non abbiamo lo stesso potere. Come tu nei confronti di tuo padre da bambino, se venivi punito ingiustamente, colpito ingiustamente, non gli davi il pugno, perché c'era una priorità, c'era una superiorità, come tu nei confronti del tuo datore di lavoro quando ti fa qualcosa di ingiusto, ti trattiene con linea dal dargli un pugno. Anche riguardo a noi le leggi, se sbagliamo nei tuoi confronti, tu devi rispettarci, perché noi siamo la legge. E Socrate muore, è vero, muore per rispettare una legge. Quanti di noi avrebbero fatto questo? Pochissimi, perché noi non andiamo alla tragedia greca, perché noi non cresciamo insieme, perché non abbiamo quella consapevolezza dello Stato che ci difende, come dicono le leggi a Socrate. Ma se tu sei qui, se tu hai dei figli che hanno il tuo nome, lo devi a noi, le leggi. Se tu sei stato educato in una famiglia, lo devi a noi, le leggi. E adesso che le leggi ti riguardano e ti puniscono, tu ci distruggi. Bravo! È una scelta. È una scelta. E questa scelta deve venire dallo stomaco, dall'orgoglio. Socrate, in quel momento, è dionisiaco. Dice: io piuttosto muoio, ma non trasgredisco le leggi, perché tutta la vita ho affermato l'importanza delle leggi e di essere cittadino. Antigone dice: io piuttosto muoio, ma non trasgredisco le mie leggi. Noi dobbiamo fare una scelta. Voi l'avete fatta, molti di voi l'hanno fatta, l'hanno agita in questo momento, si sono chiesti: sarei il primo a essere corrotto? Perché di corruzione si tratta se noi cancelliamo la multa, signori miei. A me è stato detto anche da qualcheduno dei miei alunni di peggio, gliela cancellerei, ma poi facciamo a metà. Giustamente, c'è senso dello Stato, il senso dello Stato. Però non so se mi sentite tutti fino là in fondo, io gioco qua con sto microfono. Mi sentite? Allora basta. E quindi la scelta di una parte o dall'altra, cosa fareste voi? Me lo volete dire? Chi è? Il problema è se lo Stato è onesto nei tuoi confronti. Lo Stato siamo noi. Socrate non dice questo! Non dice questo! Dice: c'è una Costituzione! Se lo Stato sbaglia! Con me, io devo essere onesto con lo Stato, ma sei prima a trasgredire lo Stato. E invece, appunto, il cittadino greco non dice questo. Dice: non c'è equiparazione di ruoli, come di un padre verso un figlio.
il figlio non dice se tu mi hai dato un ceffone ingiusto. Lo Stato ha dei debiti nei confronti dei cittadini e non li paga, il cittadino deve pagare le tasse nei confronti dello Stato. È così o non è così? Allora, qui dopo si scatena la bagarre, però vi ringrazio perché vedete questo che state facendo voi, che stiamo facendo noi. E sì, che io e Massimo non abbiamo agito nulla sul palcoscenico, però voi state agendo una scelta, dando delle motivazioni, seguendo il vostro stomaco e da un'altra parte, perché anche questo c'era nella tragedia, anche la parte apollinea, la vostra razionalità, ma la vostra scelta, che sia quella di un padre, quella di una donna o quella di un cittadino, vi verrà sempre dall'orgoglio, ossia da questa forza che avete dentro e che si agisce nella tragedia e che si agisce per l'uomo. Io vi lascerei perché a questo punto ho fatto anche, come al solito, abusato. E andiamo con le parole. Vi vorrei dire questo, appunto. Vi potrei dire anche altre cose, ma dopo mi dico. Una volta. L'accecamento, vi devo dire. L'accecamento. Perché Edipo, così come Antigone, così come ognuno di noi, è vittima di quello che diceva il professor Pierpaoli prima. L'accecamento. Non è soltanto che Edipo prende la sua cintura e si acceca, è un'altra cosa. E questi greci ce l'avevano ben. È il fatto che ogni tanto un uomo, quando le cose vanno bene, incorre in quello che loro chiamavano accettamento. Ah, dicevano, ma io vado bene, sono quasi, cioè, chi m'ammazza? Sono quasi come una divinità. Delirio di onnipotenza, o in greco, iubris. Oltrepassare i propri limiti, attenzione. Siete troppo felici, troppo fortunati, i greci dicevano. Gli dei a questo punto vi guardano e dicono, ah sì, tu credevi di poter essere fortunato, felice, tu sei un uomo, stai zitto. E io ti metto di fronte alla mia nemesis, e la nemesis, la vendetta della divina è la scelta che si perpetua in tutta la generazione, perché guardate Edipo, poveretto, da Laio arriva fino ad Antigone, fino a finire così come molte volte le conseguenze delle nostre scelte si propagano attraverso le generazioni, non soltanto psicanalitica. E quindi la il fatto che l'uomo a volte crede di poter oltrepassare i propri limiti di uomo, e a questo punto gli dèi lo guardano male. Chi ti credi di essere? Sei uomo. Muori. Beato te. Attenzione, c'è quest'altra cosa. Gli dèi, in un certo senso, sono inferiori all'uomo, perché noi moriamo. Noi moriamo! E questo ci rende appunto giganti nelle nostre scelte, ci dà la capacità e la forza di dire mai più un Dio questo non lo può fare, una divinità questo non lo può fare, remota morte, la nostra vita si risolverebbe soltanto in un gioco di buffoni, quello degli dèi.
gli dei che cosa fanno alla fine loro, che non muoiono, che non si ammalano? Che cosa fanno? Alla fine si fanno le ripicchette e vivisezionano gli uomini. L'uomo che muore, l'uomo quando muore, ha acquistata superiorità. La divinità qualche volta glielo invidia e questa invidia la agisce con queste scelte. Ma l'uomo, e vi lascio con questo e con questa meravigliosa parte, non la vuoi leggere tu? No. Sei stata bravissima. Questa. Non sono io. È questo straordinario fenomeno della tragedia greca. Il mio libro è di Sofocle. È la traduzione tua. Io sono tradotto. Non è poco, non è poco. Allora, vabbè, vi racconto quest'ultima cosa. È il pezzo più bello della letteratura greca, secondo me. Ed è il primo stasimo, appunto, il canto del coro. Perché danza dei punti interrogativi? Perché non c'è risposta definitiva. E non la accendiamo, appunto. Non c'è, si continuano a chiedersi le cose. Guardate com'è ambivalente. Il coro si sta facendo domande sull'uomo, sull'uomo e sul cittadino. È Antigone. E il coro dice: accidenti, però, l'uomo. L'uomo che ha saputo fare tante cose, ha saputo inventare, attenzione, erano cose da inventate e scoperte da non molto, l'agricoltura, l'allevamento, l'uomo che è padrone degli animali del mare, degli uccelli, ha saputo cacciare gli uccelli, l'uomo ha saputo costruire città, l'uomo dopo ha saputo darsi, unico tra gli animali, le leggi. Ma una volta che si è dato le leggi, deve comportarsi bene. E come fa a comportarsi bene? Sentite come lo dice Sofocle, altro che io. E questa è solo la traduzione, una ipotesi di traduzione della parte, secondo me, più sensazionale della letteratura greca. Tante sono le cose belle da far balzare il cuore, ma nessuna di più che l'uomo. Questo miracolo, anche al di là del mare biancheggiante per l'invernale noto, va passando sotto gonfie onde, e tra gli dèi quella suprema, la terra egli affatica, invenzione dell'agricoltura e della navigazione. E la razza degli uccelli, mente alata, cattura, e le genie di animali selvaggi e la stirpe sprofondata nel mare. L'uomo, l'uomo che sa pensare ed è padrone della bestia che sta nei campi e trascina sotto il giogo il cavallo dalla cervice crinita, il toro montano, e la parola e il ventoso pensiero egli ha insegnato a se stesso, e il desiderio di leggi e città, e a fuggire l'esposizione ai geli inospitali, i rovesci di pioggia, l'uomo che è pieno di risorse. Egli va, ma indifeso verso il futuro, e solo da Ade non troverà scampo, ma di malattie incurabili ha già trovato i rimedi, avendo al di là di ogni speranza quella vena di saggezza che è l'arte
attenzione, questa parola arte ambivalente, non è l'arte pittorica o scultorea, è tutto, ogni sapere strutturato, arte della politica, ma anche arte della guerra, arte come sapere strutturato, striscia, ora verso il male, ora verso il bene, se unisce le leggi della terra e la sacra giustizia degli dèi, è il vero grande cittadino. Apolide, invece, è colui che per arroganza sta con quel che non è bene. Non stia nella mia casa, non pensi come me, un uomo che agisca così. Chi è l'uomo che agisce così? Questo è il punto interrogativo. È Creonte, Antigone, è il vigile che cancella la multa? Ve lo chiedete tornando a casa. Grazie, se volete andiamo avanti.